Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Ziorso, il canale per i makers. In questo video ti faccio vedere come mi sono costruito il papillon di legno, ma soprattutto come mi sono costruito la dima per costruirlo, per impostare una produzione in serie praticamente infinita e farlo sempre identico. Il mese prossimo devo andare al battesimo di mia nipote, non per niente sono zio Orso, e quindi mi sono fatto il mio bel papillon di legno. L'avevo visto già sulla pagina Facebook di SoMaker, ne avevo visti alcuni carini lì, ma lo spunto per questo video l'ho preso da un video di Matley di qualche settimana fa. Infatti lui ne aveva fatto uno, partendo da una lavorazione con il laser e poi finendo con il traforo elettrico, e alla fine del video aveva parlato anche del fatto che questo potrebbe essere un progetto per impostare un business anche a livello hobbistico, quindi uno produce i suoi oggettini all'interno del proprio laboratorio e poi li vende. A mio parere, per impostare un business sulla produzione di un oggetto, che può essere il papillon o come può essere un'altra cosa qualunque, bisogna essere in grado di riprodurre l'oggetto che stiamo cercando di vendere, ossia deve essere riproducibile all'infinito, infinite volte, sempre uguale. E quindi mi sono chiesto come farei io per fare una cosa del genere. Il modo migliore sarebbe quello dell'uso di una CNC, infatti con la CNC uno imposta il lavoro, quella fa tutto il lavoro per noi e li fa tutti quanti uguali i nostri papillon. Però io non ce l'ho una CNC, soprattutto costa molti soldi e magari uno che imposta un business potrebbe non essere disposto a fare un investimento iniziale del genere. Allora un'idea potrebbe essere quella di fabbricarsi delle dime e poi con un utensile a copiare montato su una fresa a mano, si copia la dima e il papillon viene sempre uguale. Infatti io ho fatto una dima, un altro papillon sempre sul multistrato, è venuto uguale, e poi ho fatto il mio sulla rovere, è venuto sempre uguale. E quindi se volessi produrne un altro per poi venderlo, potrei usare una di queste due dime e sarai in grado di farlo esattamente uguale al mio. Prima di lasciarti al procedimento, voglio ricordarti che se il video ti piace, puoi condividerlo sui social con i tuoi amici. Puoi lasciare un like e un commento. Se non ti piace, invece, puoi lasciare anche un pollice all'in giù. Però dimmi nei commenti come migliorare. Inoltre, volevo ricordarti che se vuoi, puoi sostenere il canale. Puoi fare infatti delle piccole donazioni su PayPal se vuoi, anche di soltanto 1 euro. Trovi le istruzioni per farlo in descrizione. Oppure se devi fare degli acquisti su Amazon, puoi farlo passando per il mio link che trovi sempre in descrizione. Facendo così infatti riceverai l'oggetto negli stessi tempi e lo pagherai la stessa cifra, però il mio canale riceverà una piccola commissione grazie al tuo gesto. Adesso ti lascio al video. Buona visione, ciao! Thank you.
Per oggi è davvero tutto, al prossimo video, ciao!